Bentornati a tutti i nostri telespettatori, le telespettatrici all'ascolto. Sei una nuova puntata di Dottor Wisp. Oggi il nostro Dottor Wisp è il Dottor Michele Di Mauro. Ovviamente è uno dei nostri amici, in quanto oltre ad essere specialista in cardiologia e cardiochirurgia, è uno dei professionisti di Omnibus Salute. Grazie, dottore, per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Grazie a voi per l'invito e niente. Omnibus Salute a 360 gradi. Sì, Omnibus Salute è la nostra struttura, è un ambulatorio di studi medici diretto dal dottor Stefano Volpe e io ho il piacere di svolgere la mia attività in questo centro a San Buceto. Le sue specializzazioni in cardiologia e cardiochirurgia introducono quello che è l'argomento che andiamo a trattare oggi, ossia la cardiopatia ischemica, volgarmente detto infarto, diciamo che è un po' il nome che ce lo rende più familiare, che è, ahimè, croce e sicuramente non delizia non solo degli atleti, ma anche in generale è una patologia molto estesa anche fra le persone che non fanno attività fisica. Beh, basti dire che è una delle patologie assolutamente più diffuse nel mondo e la principale causa insieme con l'ictus di morte nel mondo e quindi sicuramente rende questo grosso calderone che affronteremo oggi una patologia di interesse veramente generale. L'abbiamo chiamata cardiopatia ischemica, dottore, che è proprio quello il suo nome. Io direi, come faccio normalmente, definiamo proprio di che cosa si tratta. Beh, la cardiopatia ischemica è praticamente una malattia che viene determinata dal fatto che alcune dei vasi del cuore, le coronarie, si ammalano nel tempo con una placca aterosclerotica che cresce man mano fino a ostruirle, fino a renderle meno, libere al passaggio del sangue e quindi dell'ossigeno. Quindi potremmo dire che l'infarto non è un evento momentaneo, ma è poi diciamo, il tragico evento di quello che appunto vediamo in questa slide. Sì, questo slide ci mostra come nei vasi, a partire dalla terza decade, quindi dai 30 anni circa, questi vasi si inizia a depositare del grasso, per essere proprio più diciamo, spiccioli nella definizione, si crea una struttura che si chiama placca, questa placca cresce, 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 in base ad alcuni fattori di rischio, fino ad ostruire il vaso e quindi a non permettere al sangue di arrivare al cuore praticamente, e questo determina l'ischemia. Questa aterosclerosi è, ha detto, una patologia che parte dai 30 anni, ma quali sono appunto i fattori di rischio che possono determinare una simile degenerazione? Allora, noi abbiamo diversi tipi di fattori di rischio. Abbiamo alcuni fattori di rischio che definiamo non modificabili, tipo l'età, cioè il passare dell'età non è possibile modificare. Il sesso, la familiarità, cioè se abbiamo avuto qualche genitore o qualche nonno che in giovane età ha avuto questa malattia. Poi ci sono dei fattori invece che possiamo solo parzialmente modificare, perché sono delle vere e proprie malattie che vanno curate, tenute sotto controllo, come l'ipertensione, il diabete, l'aumento dei valori del colesterolo, l'obesità, e poi ci sono quei fattori che fanno parte dello stile di vita e che vanno modificati assolutamente, come il fumo di sigaretta, l'abuso di alcol o droghe e una dieta eccessivamente ricca di grassi. Proprio perché abbiamo detto c'è proprio una correlazione fra la dieta e quel grasso che si accumula nelle Assolutamente sì, arterie. assolutamente sì. Come si manifesta la cardiopatia ischemica? Oggi dividiamo questa malattia, questo calderone, in due grossi tronconi. Una è sono le patologie croniche, cioè la malattia che avviene nel tempo, quando soprattutto correlata con uno sforzo. Infatti si parla anche di angina da sforzo, cioè faccio uno sforzo, ho il dolore al petto. Purtroppo c'è una certa quota di popolazione che questo dolore non lo avverte, esempio diabete. E quindi questi sono a maggior rischio di avere un infarto perché non hanno il campanello d'allarme. Poi invece abbiamo le fasi acute, le cosiddette sindrome coronariche, in particolar modo l'infarto, che è appunto, a differenza dell'angina, come vedete anche dalla diapositiva, a valle di dove si chiude il vaso c'è una zona nera. Quella zona nera è una zona necrotica, cioè il tessuto muore. Quindi l'infarto si distingue dall'angina perché il tessuto miocardico muore e purtroppo non è più in grado di rigenerarsi, come invece
invece per esempio accade per la pelle, e quindi perdiamo la una parte della funzione di pompa del cuore, quindi ha anche delle conseguenze a distanza. Abbiamo detto che per quanto riguarda le sindromi meno acute possiamo avere dei dolori al petto, quindi diciamo dei segnali che ci fanno capire che qualcosa non va. Ma per quanto riguarda invece l'infarto di per sé, questa è una domanda che molti sportivi ma anche non sportivi mi fa, possiamo in qualche modo raccogliere dei segnali che il fisico sta per arrivare ad un evento così tragico? Di solito la malattia cronica precede quella acuta, dico di solito perché a volte purtroppo, ripeto, è silente e quindi quando arriva, arriva già nella fase acuta, però la maggior parte dei casi è correlato a uno sforzo, cioè io faccio uno sforzo, una salita, salgo delle scale, oppure sto facendo una partita, un qualsiasi sport e inizio a avere dei dolori al petto, spesso al braccio sinistro, ma a volte purtroppo sono più subdoli perché sono atipici, tipo un dolore allo stomaco, per cui mi viene da pensare più a una gastrite, invece magari è un'angina, diciamo, che poi precede un infarto. Mi fermerei un secondo sui dolori, perché molto spesso l'atleta in generale ha una soglia del dolore che è talmente alta che più che dolore si prova fastidio. In questo caso il dolore è imbarazzante, ossia è un dolore acuto, oppure potrebbe essere anche un dolore assimilabile a un colpo d'aria, ad esempio? No, sono totalmente diverse. Prima di tutto perché sono correlati con lo sforzo e spesso regrediscono con il riposo, quindi già questo è un campanello d'allarme. Poi perché sono dei dolori, mentre i dolori da freddo spesso sono sono puntori, sono delle fitte, il dolore d'angina è molto più spesso come una morsa, come un peso viene riferito ed è invalidante, ti blocca. Ah. Poi ci sono ovviamente delle soglie del dolore diverse per cui può passare anche inosservato o perlomeno sottovalutato da qualcuno. Diciamo che la prospettiva di un evento così tragico pone grande importanza e rilevanza alla diagnosi. Assolutamente sì. E la diagnosi la possiamo effettuare innanzitutto recandoci prima dal medico di famiglia, il medico di medicina di base, e poi invierà lo specialista, quindi una visita cardiologica ci mette innanzitutto ci fa capire qual è il nostro rischio di avere questa malattia, quindi tutti quei fattori, se abbiamo l'ipertensione, il diabete, più ne abbiamo più il rischio aumenta. Poi un elettrocardiogramma che ci permette di vedere se già c'è stato un infarto di cui non ci siamo nemmeno accorti e se ci sono delle alterazioni che possono far pensare a una malattia di questo genere, l'ecocardiogramma che ci visualizza il cuore e quindi ci fa vedere se ci sono delle aree che funzionano o meno. Poi diciamo che in cronico, e questo spesso succede a chi fa sport a livello agonistico, si fa un test da sforzo, ma anche alla popolazione superata i 50 anni è consigliabile fare un test da sforzo con la bicicletta o con il tapirulan, mentre in acuto, quando si ha il dolore e si va in ospedale, uno degli indici che ci dicono che c'è un infarto in corso sono un prelievo di sangue e i famosi enzimi cardiaci che ci sono in rialzo e ci dicono che una parte del nostro cuore sta morendo praticamente. Lei lavora praticamente con il bacino di utenza che è interessato da questo tipo di problema. Sì. Potremmo consigliare, dopo i 30 anni, che poi è il raggiungimento della soglia di età, di fare comunque degli accertamenti in questo senso? Oppure, se non ci sono sintomi, se non ci sono dolori, se non ci sono avvisaglie, possiamo stare tranquilli senza dover fare un accertamento? Allora, dobbiamo dividere in due gruppi. La popolazione generale, forse i 30 anni è precoce perché la malattia inizia verso i 20-30 anni per poi manifestarsi principalmente dopo i 45-50 anni. Quindi quella è la soglia in cui consiglierei uno screening ripetuto nel tempo. Nella popolazione sportiva invece questo screening va anticipato proprio perché l'attività sportiva, che da un lato aiuta il nostro cuore, soprattutto in sport ad alta intensità, può essere il trigger, cioè la spina irritativa che dà vita poi a una malattia ischemica, cioè può far avvenire, ecco, può far slatentizzare la malattia prima del dovuto. Come si cura oggi la
cardiopatia ischemica? Anche qui dobbiamo ovviamente dividere le forme, cioè la forma cronica può essere curata con una terapia medica, quindi con i farmaci, principalmente si usa la cardioaspirina che rende più fluido il sangue, e poi abbiamo tutta una serie di farmaci che bloccano l'ischemia, e poi ovviamente curare anche quei fattori, quindi l'ipertensione, il diabete, usare le statine per il colesterolo, quindi cercare di prevenire se non si ha una predisposizione, oppure trattare quando già si è avuto qualcosa, praticamente un infarto, un'angina. Nei casi acuti invece si ricorre all'angioplastica, che è il cosiddetto palloncino che entra nelle nostre coronarie e che poi lascia uno stent, cioè una retina che le tiene aperte, oppure nei casi più estremi, quando la malattia è molto diffusa, si ricorre alla cardiochirurgia e quindi al bypass coronarico, che permette di non solo di evitare la complicanza di questa malattia, ma anche di migliorare la qualità di vita, perché il paziente può tornare a una vita molto simile a quella di una persona normale. Ed è proprio questa la domanda successiva che volevo farle, cioè nel momento in cui viene diagnosticata la malattia, quindi c'è un accumulo di grasso nelle nostre vene, nelle nostre arterie, è possibile curarla e far ritornare l'irrorazione sanguigna a livelli ottimali? Allora, la malattia in sé per sé non può essere curata, perché può essere in qualche modo rallentata ma non curata, è una malattia evolutiva che non subisce mai un'involuzione. Però oggi abbiamo, al di là dei farmaci, abbiamo sicuramente la possibilità, come abbiamo visto per esempio l'angioplastica, ci permette anche nel cronico, nel paziente che scopre per caso di avere delle stenosi coronariche, di trattare e mettere delle retine, chiamiamolo così, degli stent che permettono di tenere distesa, schiacciano la placca e riaprono il lume, come riaprire una strada al percorso delle macchine praticamente. Dottor Wisp è una trasmissione per tutti, però ovviamente la Wisp è un ente di promozione sportiva, quindi quello che ci interessa è capire sempre se queste patologie possano avere delle interferenze, possano essere consigliabili, possa essere consigliabile fare attività sportiva a coloro che hanno questo tipo di patologia. Sì, allora, basti pensare che più di 60 anni fa l'unica cura che c'era per queste malattie era il riposo assoluto. Oggi si è invertita la rotta, perché sappiamo che l'esercizio fisico non solo è una cosa, ovviamente non nella fase acuta, ma nella fase di riabilitazione è essenziale ed è in grado di ridurre tutti quei fattori di rischio, come i farmaci praticamente. Quindi un'attività, soprattutto un'attività aerobica, un'attività tipo una lunga passeggiata o comunque tutti quegli sport a bassa intensità possono migliorare il colesterolo, riducono la frequenza cardiaca, che è un po' come l'acceleratore di una macchina, e quindi ci fanno consumare meno benzina, e riducono la pressione, quindi ci vanno, in qualche modo vanno ad aiutare il cuore qualora abbia avuto un infarto o abbia avuto un bypass o abbia avuto un'angioplastica. Bisogna ovviamente fare tutta una serie di accertamenti per cercare di capire qual è il proprio rischio e che tipo di sport si può fare. Lei ha ripetuto più volte un'attività fisica moderata, per cui sconsiglieremmo di fare un'attività agonistica. L'attività agonistica allo stato attuale è proibita praticamente, perché non è possibile fare agonismo se si è per esempio avuto un'angioplastica, se si è avuto dei bypass. Quindi sgomberiamo, diciamo, da ogni dubbio la persona che ha avuto una tipologia del genere, un evento drammatico, non avrà mai il certificato medico agonistico? Assolutamente no. È possibile però fare comunque uno sport a livello non agonistico, anzi è consigliabile addirittura farlo, proprio per i motivi che ho appena spiegato. Ovviamente che cosa bisogna dire? Bisogna fare appunto una serie di esami per capire se si è a maggior rischio o a minor rischio. In base a quello decidere che tipo di sport fare e se farlo sotto sorveglianza medica o in autonomia praticamente. Quindi anche coloro che possono essere ad alto rischio potrebbero avere dei benefici da un'attività blanda sportiva. Un'attività blanda, quindi un'attività a basso carico, tipo appunto le lunghe passeggiate, un jogging molto a basso carico, però la cosa importante è che in coloro che sono ad alto rischio va fatto inizialmente un percorso assistito in strutture adeguate che abbiano anche un eventuale controllo medico, perché come vediamo dalle diapositive, ripeto, l'esercizio fisico è fondamentale perché riduce tutti i fattori di rischio e quindi evita che la malattia ritorni. Volendo dare un consiglio pratico, nell'era in cui ormai è tutto scientificamente testato
I nostri atleti, coloro che fanno un'attività fisica pur non agonistica e usano il cardiofrequenzimetro, a che livello massimo devono arrivare? Beh, di solito noi consigliamo di non superare i 75-80% della frequenza cardiaca teorica, cioè consideriamo di solito la nostra frequenza teorica come una formula molto semplice: 220 meno l'età della persona interessata, quella è la frequenza massima. Bisogna stare intorno al 75-80%, quella è l'intensità moderata praticamente, perché al di sopra di quella soglia diciamo che il cuore in qualche modo va sotto sforzo in maniera importante. Insomma, grazie al dottor Di Mauro siamo riusciti ad affrontare un argomento così complesso e scientifico in maniera pratica e dando anche consigli concreti, per cui ringrazio infinitamente da parte mia, da parte di tutta la WISP, il dottor Di Mauro. Saluto tutti i nostri telespettatori, do appuntamento alla prossima puntata di Dottor WISP e ci vediamo presto.